L'ex Geffino pensava di portare dalla propria parte il pubblico e invece ha ricevuto una marea di critiche. Durante la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, Nicolà Vaporidis è stato l'oggetto dell'attacco di Delia Duran. L'ex Geffina e compagna di Alex Belli ha duramente criticato il naufrago per il modo in cui si è rivolto a Lori Del Santo, di cui è grande amica. Vaporidis, che non ha subito capito con chi stesse parlando, ha prontamente risposto portando dalla propria parte il pubblico che lo ha applaudito estasiato, impedendo a Duran di controbattere. Dovresti guardare meglio il programma e cercare di valutare un pochino meglio i punti di vista delle persone. Ciao bella, questa la frase del naufrago. Ovviamente non poteva mancare la risposta di Alex Belli. Su Twitter Belli ha voluto dire la sua in merito alla discussione condividendo un video in cui Vaporidis tra le altre cose dice: preferisco non mangiare anziché stare al gioco di questa buffona. Proprio a questa frase fa riferimento l'ex Geffino e infatti scrive: questo è l'uomo che usa parole come buffona verso una donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolà non immagina nemmeno. Perciò sciacquati la bocca, man, prima di parlare di Lori Del Santo, che ne devi fare ancora di strada. Mi sa che nelle prossime dirette dell'Isola dei Famosi Ilaria Blasi sarà costretta a chiamare in causa di nuovo la coppia dell'amore aperto e libero che tanto ha fatto discutere durante il Grande Fratello VIP, si commenta il concorrente, non la persona. Nicolà critica il modo di giocare di Lori, tu l'uomo. Forse non è lui a doversi sciacquare la bocca prima di parlare, mi meraviglio della tua intelligenza nel non capire che il darle della buffona è riferito ad non essere più credibile in ciò che dice, visto che nega anche l'evidenza, in quel contesto, si legge su Twitter. E poi ancora, con che coraggio, dopo tutto quello che hai detto contro la Caldonazzo e fatto a discapito di tua moglie e di un'altra donna, a riprendere chi ha giustamente replicato ad Anoffesa. Se c'è uno che si deve vergognare non è Nicolà.